Incentivare la formazione continua e la riqualificazione delle competenze dei lavoratori occupati nel settore aerospaziale è l'argomento trattato nel convegno dal titolo Formazione nel settore aerospaziale, al quale ha partecipato a Brindisi l'assessore regionale al lavoro e formazione Sebastiano Leo. Penso che la formazione deve essere necessaria, soprattutto ci deve essere una formazione mirata, nel senso che non può essere una formazione mirata, ma dobbiamo capire quali sono le attitudini del territorio e quindi intervenire lì. Questa è un'attitudine ed è un'eccellenza del nostro territorio, quindi dobbiamo insistere su questo tipo di formazione. Diciamo che il tema della formazione è fondamentale oggi, non si può, diciamo, cercare lavoro, non si può creare il lavoro se non c'è formazione. La formazione è necessaria perché dà la possibilità non solo di trovarlo ma anche di rimanere nel mondo del lavoro e soprattutto la formazione continua che è indispensabile. Noi dobbiamo capire quali sono, appunto, dicevo, le attitudini del nostro territorio, quindi la formazione deve essere fatta sull'enogastronomia, sul turismo, sull'aerospazio, sulla meccanica meccatronica, ecco tutti questi settori che noi, diciamo, negli ultimi anni abbiamo assolutamente incentivato e quindi supportato. L'aerospazio, diciamo, sì, assolutamente in crescita, sappiamo bene che dove, diciamo, l'aerospazio non c'è, il turismo assolutamente viene meno, quindi siamo convinti che questo è un settore trainante, quindi assolutamente siamo convinti che dobbiamo supportare e dobbiamo andare avanti in questo modo. Dei giorni scorsi, 3 maggio, Mauro Moretti, se non sapete, l'amministratore delegato di